Ciao a tutti, come va con questo magnifico sfondo delle colline toscane che sembra quasi un paesaggio da cartolina, come si dice? Vorrei parlarvi dell'espressione andarsene, un'espressione che sicuramente vi sarà capitato tantissime volte, di sentire. Cosa significa andarsene? In senso letterale, andarsene è costituito dal verbo andare, e più la particella si, la particella riflessiva, e il ne, che in questo caso, così, in senso stretto, rappresenta un luogo da cui ci si allontana, un luogo da cui si va via, no? Quindi una provenienza. Questa è una delle funzioni del ne. E quindi andarsene letteralmente significa andare via da un posto, ok? Allontanarsi da un posto. Ora, questo è il significato letterale. Potrei farvi, un esempio, visto che siamo in Toscana c'è un famoso film di un attore toscano, Pieraccioni. I protagonisti sono al ristorante, mangiano e alla fine del pranzo se ne vanno senza pagare. Cosa significa se ne vanno? Vanno via dal ristorante, no? In questo caso, senza pagare. È una scena comica che, insomma, poi vi consiglio di vederla per vedere come, in che modo se ne vanno dal ristorante, ma insomma, quindi andarsene nel senso di andare via da un posto. Ora, questo è il significato letterale dell'espressione andarsene, ma in realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, noi italiani usiamo l'espressione andarsene semplicemente in sostituzione dell'espressione andare. Perché? Perché andarsene ha un significato più intenso, no? Ha più forza rispetto al semplice verbo andare. Vi faccio qualche esempio. Io adesso, quando finisco il video, potrei spegnere la telecamera e dico spengo la telecamera e vado via. Oppure potrei dire spengo la telecamera e me ne vado. O ancora spengo la telecamera e me ne vado da qui. Quindi, come vedete, me ne vado o me ne vado da qui ha un senso molto più intenso rispetto al semplice vado via. E il me ne vado può indicare, ad esempio, un certo fastidio, no? Io potrei dire sento caldo, ho sete, ci sono le zanzare, basta, me ne vado, O me ne vado da qui. Vedete, quindi il ne, c'è il ne che in teoria rappresenta un luogo e il da qui, no? Che il ne quindi è usato in modo ridondante. Questo perché? Perché appunto vi dicevo il ne perde il significato di luogo, è semplicemente un modo per rafforzare il significato del verbo. E ancora vi faccio un altro esempio. A volte Matteo la sera non vuole andare a dormire e io gli dico: Matteo, ma tu quando vai a dormire? In realtà non gli dico tu quando vai a dormire, dico: ma tu quando te ne vai a dormire? Uso l'espressione andarsene, che ha appunto un significato più intenso, no? Più forte. Quando te ne vai e non semplicemente quando vai, ok? Quindi vedete come è costruito. Io me ne vado, tu te ne vai, lui, lei se ne va. Quindi c'è il soggetto e c'è la particella riflessiva, il ne, che è sempre fisso, e ovviamente poi si coniuga il verbo andare. Al passato io me ne sono andato, se fosse una donna io me ne sono andata, ok? E allo stesso modo il participio si coniuga al plurale, noi ce ne siamo andati, oppure al femminile noi ce ne siamo andate, ok? Ora vi faccio un altro esempio di come si potrebbe usare il verbo andarsene al posto del semplice verbo andare. Oggi c'è una bella giornata. Si muore di caldo, per cui io direi quasi quasi me ne vado al mare, ok? Quindi potrei andare a casa e dire: cosa facciamo? Ce ne andiamo al mare? Quindi, come vedete, non uso semplicemente il verbo andare, ma uso l'espressione andarsene. Me ne vado al mare, ce ne andiamo al mare. Quindi sicuramente gli italiani in una situazione di questo tipo usano il verbo andarsene perché è più espressivo e più intenso rispetto al semplice andare. Dà quasi la sensazione, no, di andare a godersi la giornata al mare. Io me ne vado al mare, così mi rinfresco, me ne sto
sotto l'ombrellone e mi godo la bella giornata. Ok? Bene, spero che sia chiaro. Oggi, per oggi è tutto con questa espressione andarsene. Come sempre vi invito a mettere mi piace, a commentare e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!